Sono Santa Stepney, sono Santa Stepney, sono Santa Stepney. G2A.com. Visit now. Bene ragazzi, qua è Steph e bentornati in questo nuovo video sul secondo canale. Non sono vestito casualmente da Babbo Natale, anzi direi che non è proprio un vestito da Babbo Natale, ma una suite da Babbo Natale. L'ho comprata su un sito che si chiama Morph Suite, lo trovate in descrizione, e ne ha di tutti i colori, ragazzi, ve lo giuro, ci sono delle cose totalmente assurde. In ogni caso non è semplice parlare da qua dentro, quindi se ogni tanto mi sentite affannare e morire è normale, è tutto regolare. Vedete quanto sto gesticolando? Sto gesticolando perché c'è il ossigeno intorno a me, altrimenti ci lascio le penne. Comunque in ogni caso ragazzi, volevo fare un vlog specifico sul secondo canale per parlarvi di un paio di cose. La prima è che si sta avvicinando il Natale. Non a caso sono vestito in questo modo e mi pizzica veramente tutto, ma è tutto regolare, non vi preoccupate. Volevo, diciamo, nel tempo più possibile previsto, addobbare camera mia con le decorazioni di Natale. Però per fare questo preferivo sistemarla prima. In ogni caso andrò a prendere albero di Natale, lucine, stendardi, ogni cosa, e assieme alla Marina addobberemo ogni cosa. Probabilmente ci sta che registrerò qualcosina e finirà qui sul secondo canale. Non riuscendo bene a parlare, probabilmente sentirete tutte le parole masticate, e mi auguro di no, perché è quello proprio che non voglio che accada, altrimenti poi mi arrabbio. Una domanda molto importante: qual è? Che cosa volete voi per Natale? Sì, perché alla fine non si possono sempre chiedere le stesse cose ogni anno: un videogioco, un computer, una palla, il motorino, e la macchina, e l'iPad, il telefonino. Per Natale fatevi un regalo, compratevi un costume e andate a giro a spaventare la gente. No ragazzi, ovviamente sto scherzando. Volevo fare questo vlog proprio per aprirmi a voi, perché so che molti magari sono nuovi e non mi conoscono. Io da tanto tempo desidero di avere magari un cagnolino che mi tenga compagnia, un cagnolino da accudire, da portare fuori, perché il cane non a caso è chiamato il migliore amico dell'uomo. Ma non voglio un cane perché è Natale, voglio come regalo di Natale un cane. Io vorrei un cane perché ho sempre desiderato avere un cane. Che ne so, ti guardi film e il cane è lì che accompagna il personaggio principale nell'avventura. Guardi documentari e c'è sempre un cane, magari vedi lì dove c'è, che ne so, la ricerca della volpe, della luna, del deserto. Per dirvi che un cane è veramente un compagno d'avventura, cioè possono nascere tante esperienze grazie a un cane. Il cane che vorrei io è un cane decisamente buffo, si chiama Bulldog francese. Eh sì, è un cane decisamente particolare, ha delle espressioni abbastanza e decisamente interessanti, come me in questa suite, come vedete. E senza dubbio è molto ma molto figo. Avrei già un bel po' di nomi in mente, cioè sarebbe tipo il mio piccolo figlio, il mio piccolo Steph, il mio piccolo cagnolino. E voi direte: Steph, perché ci stai dicendo questo? Allora, voi sapete che io cerco sempre di essere il più trasparente possibile con voi. Io sono una persona che non ha intenzione di andare a comprare un cane per spendere 600, 700, 800 euro, quando ci sono tanti cani nei canili che hanno bisogno di affetto e d'aiuto. Per questo quello che vi dico è di essere per una volta seri con il sottoscritto, perché già in passato è successo che molti di voi mi hanno detto stupidaggini, ad esempio quali: Steppe ha una cucciolata di bulldog francese, e mi inviano le foto prese da internet. Io che cerco i cani da circa un anno lo saprò quali sono le foto prese da internet o no, ragazzi. Non prendetemi per il culo, grazie. Quindi se puta caso qualcuno di voi conoscesse un qualcuno che veramente ha avuto una cucciolata di bulldog, mi contatti, io vengo a prenderlo a casa, perché i cani non si vendono, cazzo. Cosa posso darvi in cambio? Allora, ci ho pensato a lungo ed è da tanto volevo fare questo video, anche per dare chiarimenti sulla questione di G2A. G2A è un sito che vende key per videogiochi, key per abbonamenti per computer e PlayStation, e anche per Xbox. I giochi principalmente sono per computer, però gli abbonamenti sono anche per Play e per Xbox. Madonna, è fatica parlare da qui dentro. Tramite la registrazione a G2A con l'account Goldmine, come vedrete dalle immagini, potete creare un account di affiliazione tramite il quale potrete guadagnare dei soldi. Certo, vi assicuro e vi anticipo che non saranno tanti, però se voi vi registrate
e con il codice di registrazione lo passate ai vostri amici, ogni volta che tra di voi comprate dei videogiochi su G2A guadagnerete dei centesimi, 20, 30, 15, 28, 88. Questi centesimi verranno messi sull'account Goldmine e saranno spendibili per esempio per comprare un altro gioco. Quindi di conseguenza, cosa dovete fare? Andare in descrizione e registrarvi a G2A. Una volta registrati, far registrare un vostro amico a G2A. Se iniziate a comprare qualcosa a quel sito, andrà a finire che vi verranno regalati indirettamente dei giochi per il futuro. È bellissimo muoversi dentro questa more sweet, però è veramente stancante, ve l'assicuro. Insomma, non volete chiedere ai vostri genitori un gioco? Utilizzate il referral link, magari lo spammate in qualche sito, la gente acquista, voi guadagnate quei 4, 5, 6 euro per comprarvi il gioco stupido. Se poi vabbè li mettete da parte, in 2-3 mesi vi comprate un gioco da 30-40 euro. Io stesso ho comprato SteamWorld Dig e South Park negli ultimi giorni. Quindi che dire ragazzi, spero che il messaggio riguardo al cane vi sia arrivato. È una richiesta? In parte sì, però ho questo mezzo di comunicazione, posso fare lo scemo all'interno di una tuta. Ho la possibilità di comunicare direttamente con voi e sapere qual è il regalo che apprezzereste di più sotto l'albero, perché non farlo? Ma ragazzi, vi invito anche a passare al primo canale perché anche oggi sono usciti dei video. Vi ringrazio per questo video, vado a sempre tutto ragazzi.